La Bank of Canada ha alzato i tassi di interesse e potrebbe essere solamente l'inizio. Guarda il video fino alla fine se vuoi scoprire cosa potrebbe accadere al dollaro canadese. Ora, prima di andare avanti, volevo comunicarti che finalmente è disponibile il nuovo servizio che abbiamo lanciato, che sarebbe Stock Insider, lo vedi qua dietro, e praticamente se ti interessano le azioni, quindi l'operatività sui titoli azionari di breve e di medio periodo, ti consiglio di fare un salto sul sito e di dare un occhio. Detto questo, andiamo avanti. Tornando al Canada, abbiamo ragione di credere che questo sia solamente l'inizio e che nei prossimi mesi ci saranno ulteriori rialzi dei tassi di interesse. Il tutto per combattere l'inflazione record che sta caratterizzando questo periodo storico. Al di là dell'incertezza geopolitica causata dalla crisi in Ucraina, che probabilmente intaccherà, ma meno rispetto ad altri paesi, l'economia canadese. Anche se chiaramente questa situazione geopolitica genera ulteriori pressioni rialziste sui prezzi dell'energia e dei trasporti, con tutte le conseguenze del caso. Ad ogni modo, come avevamo già accennato qualche settimana fa, il Canada si avvia verso un ciclo monetario restrittivo, con un rialzo di 25 punti base, arrivando quindi, o meglio, facendo arrivare quindi i tassi di interesse fino allo 0,5% attualmente. Con questo, la Bank of Canada è quindi la seconda banca di quelle che noi osserviamo prevalentemente, e tra l'altro è la seconda banca centrale degli appartenenti al G7 che applica un rialzo dei tassi di interesse. Infatti la prima era stata la Bank of England, che aveva alzato i tassi di interesse, e avevamo realizzato un video infatti sulla politica monetaria anche dell'Inghilterra, ti consiglio di andarlo a vedere se ti interessa. Ma in ogni caso la Bank of Canada è la seconda quindi ad alzare i tassi di interesse, portandoli allo 0,5%. Tuttavia è molto probabile che già nelle prossime settimane si aggiunga anche la Fed americana. Infatti anche in America è molto probabile che avverrà un rialzo dei tassi di interesse a breve, come avevamo anche già detto nei video passati realizzati sulla Fed, sul FOMC, in cui avevamo appunto parlato del fatto che a marzo sarebbero potuti avvenire dei rialzi dei tassi di interesse appunto sul dollaro americano. Comunque torniamo in Canada. È tuttavia interessante il fatto che ci sia un mantenimento dei titoli di Stato in scadenza, mantenendo in pratica il proprio bilancio, quindi il bilancio della Bank of Canada, inalterato da questo punto di vista. Cioè il bilancio manterrà le stesse dimensioni. Quindi per ora, nonostante lo stop al quantitative easing che è stato annunciato negli scorsi mesi, non si procederà con la politica opposta, ma si manterrà appunto l'ammontare attuale di titoli. Gira tuttavia voce che il quantitative tightening, cioè l'opposto al quantitative easing, quindi la riduzione dei titoli in portafoglio, potrebbe avvenire già tra aprile e maggio, quindi probabilmente solo questione di tempo e le dimensioni del bilancio della Bank of Canada si ridurranno. In ogni caso, perché in Canada è stata presa questa decisione? Perché i tassi sono stati alzati adesso e per esempio non prima? Come avevamo visto nel video precedente realizzato sul dollaro canadese e sulla Bank of Canada, ecco, si era rimasti momentaneamente fermi a causa della situazione del Covid, nel senso che c'era la crescita dei contagi da variante, per quanto riguarda la variante Omicron, quindi c'era molta incertezza dal punto di vista della pandemia, e l'economia ovviamente aveva visto, era stata frenata dall'avanzare di quella nuova variante, e quindi la Bank of Canada era stata cauta a questo riguardo e aveva temporeggiato sulle politiche restrittive da attuare per contenere l'inflazione. Tuttavia, con il calare della variante Omicron in Canada e quindi con la situazione pandemica che è andata via via migliorando, ecco che si è venuta a creare la condizione affinché la Bank of Canada potesse operare sui tassi di interesse senza creare danni all'economia. Questo perché? Perché l'economia ha iniziato a rimbalzare di fatto dopo il rallentamento dovuto alla variante Omicron, e con questo rimbalzo la Bank of Canada ha potuto operare senza frenare troppo l'economia, o almeno questo è ciò che la Bank of Canada sta cercando di fare. Quindi il succo del discorso qual è? Il succo del discorso è che alzando i tassi di interesse si crea comunque una sorta di danno all'economia, perché si tende a frenare la crescita economica, e con essa si tende a frenare ovviamente anche l'inflazione, che adesso è il problema da gestire prevalente, diciamo. Cioè prevalentemente bisogna gestire il problema dell'inflazione alta, che è proprio a dei record, e tra l'altro proprio a livello
non solo in Canada, ma ovviamente come abbiamo già visto nei vari video che abbiamo realizzato qui sul canale, nel senso è un problema di molte economie occidentali. Quindi il succo del discorso è che aumentare i tassi di interesse adesso e non averli aumentati prima è frutto del dover conciliare determinati obiettivi, quindi il tutelare l'economia e il tutelarsi dall'inflazione alta. Quindi cosa possiamo aspettarci per il futuro? Ovviamente tutto potrebbe accadere, ma probabilmente vedremo degli ulteriori rialzi, come avevo accennato prima, dei tassi di interesse in Canada, che raggiungeranno forse addirittura l'1% entro giugno. E dal punto di vista del Forex invece cosa possiamo pensare? Quali sono le osservazioni che potremmo fare in virtù di questa situazione? Beh, come abbiamo già visto negli altri video, in realtà, circa le politiche monetarie delle varie banche centrali, è chiaro che un rialzo dei tassi di interesse può apprezzare anche nel lungo periodo la valuta, o meglio, l'obiettivo sarebbe proprio quello, e quindi potremmo aspettarci una valuta forte nei confronti delle altre valute che magari i tassi non li hanno alzati. Quindi sicuramente possiamo fare questa osservazione, però tenendo sempre presente che ci sono altre economie, altre valute, altre banche centrali che potrebbero applicare politiche simili, quindi rialzi dei tassi di interesse, e che quindi se rialzano i tassi di interesse tutti, diciamo, non è detto che una valuta i cui tassi di interesse vengono alzati si apprezzi rispetto ad un'altra se in quell'altra vengono comunque alzati i tassi di interesse. Quindi bisogna fare un po' di attenzione, perché tutta la situazione, diciamo, della politica monetaria in tutte le banche centrali, diciamo, delle principali economie occidentali quantomeno, stanno andando in quella direzione, quindi bisogna stare attenti. Per esempio, tra 2 settimane, come abbiamo accennato, probabilmente la Fed applicherà dei rialzi dei tassi di interesse. Ovviamente non è detto, dovremo valutare la situazione, dovremo vedere se davvero poi verranno fatte queste misure, però è probabile che accada, quindi nel senso massima attenzione in questo senso, e le osservazioni da fare secondo me sono queste. Quindi teniamo presente che il rialzo dei tassi di interesse di solito apprezza una valuta, il ribasso dei tassi di interesse di solito invece svaluta una valuta. Con questo quindi è tutto, io ti invito nuovamente ad andare sul sito iRForex a vedere il nuovo servizio che abbiamo appena lanciato, quindi Stock Insider dedicato ai titoli azionari per quanto riguarda il breve e il medio periodo, e ovviamente trovi il link del sito in descrizione e ti consiglio di andarlo a vedere. Quindi niente, con questo quindi è tutto, ti invito a lasciare un like, a iscriverti al canale, se ti va passa anche sul mio canale dove parlo prevalentemente di marketing, di business, di sviluppo dei business, e niente, con questo è tutto, ci vediamo alla prossima, grazie a tutti, ciao!